Teramano, anche conosciuta terra della buona cucina, se non soprattutto, e degli amanti della tavola che non tradiscono i più tradizionali appuntamenti che si svolgono per lo più in questa stagione di mezzo tra l'inverno e la primavera, invogliante per gustare i tipici sapori e del buon vino. Così torna ancora per un anno Vibrata Sapori, settima edizione, un galà enogastronomico dove si scontreranno i migliori ristoratori e agriturismi di Abruzzo e Marche e che quest'anno si tiene proprio al confine delle due regioni in un noto locale di Martinsicuro. Non è una semplice cena, ma una vera e propria kermesse culinaria, tipicamente poi vibratiana, dove saranno graditi ospiti rappresentanti del mondo enogastronomico nazionale, della stampa del settore, delle istituzioni locali e del mondo dello spettacolo. Questa tipica manifestazione culinaria del Teramano intende promuovere i sapori e i valori della buona tavola abruzzese, ma anche marchigiana, e premiare i migliori chef delle due regioni. La giuria gastronomica sarà presieduta quest'anno da Enzo Monaco, meglio conosciuto come presidente dell'Accademia Italiana del Peperoncino, e avrà la collaborazione dei docenti della Scuola Alberghiera di Villa Santa Maria, la patria dei cuochi, nonché della Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori di Pisa e dell'Associazione Provinciale delle strade dell'olio e del vino di Teramo. Tra una portata e l'altra una sfilata di miss, forse le prime che ci faranno pensare che il rigido inverno stia per finire. Sono più che angustiati gli operatori sanitari dell'ospedale di Giulianova e le organizzazioni sindacali che, dopo aver messo a nudo con un'assemblea del personale i problemi sanitari della struttura, non hanno ancora il conforto di una risposta da parte del direttore generale della ASL Sabatino Cassini. Il problema maggiore lamentato riguarda le condizioni strutturali dei due padiglioni ospedalieri che rischiano seriamente di essere chiusi, e il sindacato ricorda come Giulianova abbia ormai praticamente perso i finanziamenti di 26 miliardi delle vecchie lire che avrebbero dovuto essere investiti per la loro sistemazione. Ma c'è di più: stando a quanto denunciano le organizzazioni sindacali, pare siano stati revocati anche quei finanziamenti che dovevano essere utilizzati per la messa a norma dell'intero complesso. Va ricordato che appena l'anno scorso il senatore Salini aveva promesso la realizzazione di un nuovo ospedale, stante un accordo con il proprietario di un'area compacente, ma da questo annuncio nulla più poi si è saputo, e la situazione più grave un anno fa rischia di peggiorare irrimediabilmente in vista della prossima stagione estiva, considerata anche la cronica carenza di personale che comporterà probabilmente il rischio di un accorpamento di alcune divisioni. In pratica i giuliesi cominciano a lamentarsi vivacemente delle promesse non mantenute e temono che a breve si ritroveranno non un ospedale ma un semplice poliambulatorio. Come utilizzare razionalmente l'energia elettrica in vista dell'imminente liberalizzazione del mercato? È stato questo il tema di un particolare convegno che si è svolto al Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi, che ha voluto proporre ai partecipanti una maggiore consapevolezza sulle problematiche energetiche e la conoscenza di alcune soluzioni tecniche per razionalizzare l'uso dell'energia, ma soprattutto per estrarre energia da fonti altrimenti inutilizzate o sottoutilizzate, come ad esempio i rifiuti. Numerosi e qualificati gli oratori convenuti, presenti oltre un numeroso pubblico anche i responsabili dell'Agenzia per l'Ambiente della Provincia e del CIRSU, il Consorzio Intercomunale per la Raccolta e lo Smaltimento dei Rifiuti. È certo che la liberalizzazione dei mercati nazionali e la loro integrazione in un unico mercato europeo impongono agli utenti finali adesso nuovi modelli comportamentali. Da questi devono conseguire una razionalizzazione dell'uso dell'energia e dei materiali, insieme a una diversificazione delle fonti energetiche, quest'ultimo anche allo scopo di garantire sicurezza dell'approvvigionamento. Proprio in questo difficile contesto, è stato detto, è indispensabile ormai non trascurare la tutela dell'ambiente e la salvaguardia degli obiettivi a carattere sociale. Fra i relatori intervenuti anche il professor Roberto Cipollone dell'Università degli Studi dell'Aquila, che ha parlato dello sviluppo energetico della regione Abruzzo presentando uno studio che ha messo in evidenza le implicazioni ambientali e il grado di partecipazione della regione al protocollo di Kyoto. Opera di sensibilizzazione contro gli incidenti sui luoghi di lavoro che vede soprattutto la provincia di Teramo capofila in quanto a numero di infortuni. La CNA, in collaborazione con Camera di Commercio e Provincia, ha tenuto in Val Vibrata il suo terzo seminario. I primi due si sono tenuti a Teramo e Roseto dal titolo Conoscere per prevenire. La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, una campagna insomma di sensibilizzazione iniziata dall'associazione nell'anno della sicurezza voluta l'anno scorso dall'Unione Europea,
con lo scopo finale naturalmente di ridurre il numero degli infortuni e soprattutto nel settore più esposto, l'edilizia. Non a caso nel 2003, proprio in questo settore, in provincia di Teramo, sono avvenuti 3 incidenti mortali sul totale di 16. Qual è il bilancio di questa iniziativa? È la domanda che abbiamo posto al direttore della CNA, Gloriano Lanciotti. Bilancio positivo dopo un anno di incontri sul territorio, questo è il terzo seminario che abbiamo organizzato, un bilancio positivo perché abbiamo contattato circa 400 persone. Questo progetto è nato un anno fa quando presentammo questo progetto alla Camera di Commercio e alla Provincia, che ci è stato accolto, e abbiamo fatto 2 iniziative, una a Roseto, una a Teramo coinvolgendo anche le scuole, gli istituti tecnici, le ultime classi degli istituti tecnici. Abbiamo voluto fare questa iniziativa per sensibilizzare maggiormente le imprese artigiane, che sono le imprese a più alto rischio per quanto riguarda gli infortuni negli ambienti di lavoro. Spesso dalle imprese artigiane questa questione è legata alla sicurezza, alla sicurezza è vista come un onere e quindi è un costo. Allora noi abbiamo spiegato, stiamo spiegando a loro che la sicurezza per quanto riguarda gli ambienti di lavoro non è solo riferita ai dipendenti, ma anche la sicurezza per loro in quanto titolari di imprese che lavorano direttamente nei laboratori. Quindi è un bilancio estremamente positivo. Speriamo che alla fine di questo ciclo di seminari sul territorio si possa registrare una lieve diminuzione per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro nella nostra provincia.